pittura, vivo con queste forme geometriche e con i paesaggi della nostra riviera. Vengo dalla riviera tra Sperlonga e Gaeta, queste zone che mi ispirano per queste soluzioni pittoriche. E poi devono parlare i quadri, ecco, dico sinceramente. Ringrazio la Galleria Dantebus per l'opportunità che mi ha dato, è una galleria onorevole, mi fa piacere. Ho iniziato a dipingere che avevo 16 anni, dopo ho fatto la mamma per tanto tempo e ho ripreso quando è iniziato il Covid. Però ho cambiato la tecnica, mentre prima dipingevo con l'olio, con l'acquarello. Ringrazio per la visibilità che mi sta dando Dantebus e speriamo magari più avanti faremo ancora qualcosina insieme. Sono Chain, disegno sin da piccola, ma durante la pandemia ho cercato di disegnare più frequentemente, appunto perché volevo esprimere delle emozioni che magari avevo represse, che non riuscivo ad esprimere a parole. Ringrazio Dantebus per avermi offerto questa opportunità e per aver realizzato un mio grandissimo sogno. Ringrazio Daniela Ponzi, la dottoressa Daniela Ponzi, per essermi stata accanto. Sono qui oggi a esporre un'opera grazie all'opportunità fornita da Dantebus e da Dantebus Margutta. La mia pittura spazia principalmente tra il materico e il gestuale, in questo caso abbiamo una pittura materica. L'obiettivo della mia pittura è quello di riuscire a fornire allo spettatore, al fruitore, una via di pensiero più semplice tramite la complessità che io poi riporto sulla tela. Quindi il mio strazio cerca di semplificare la via di fuga della mente di chi guarda. Una volta un mio amico pittore mi ha detto che gli hanno chiesto come si sentisse quando ad esempio vende un quadro e se ne deve distaccare, se non sente perdere una parte di sé, e lui diceva che in realtà il fatto che un quadro vada a vivere, a popolare la casa delle persone è quello che rende, cioè dà il valore aggiunto appunto alla sua arte, no? Ed è quello che penso anch'io alla fine, creare legami autentici tra le persone in un mondo in cui c'è bisogno di legami autentici. Ringrazio Elenia Oliviero di Dantebus e tutto lo staff per aver creduto in me e per avermi portata qui oggi con la mia opera. Quello che vorrei raccontare è quello che poi faccio nelle mie opere, cioè disegnare o dipingere volti. Anche rischiando di ricadere nell'ovvietà, il volto è lo specchio dell'anima, ma per me più che altro è lo specchio di uno stato d'anima, è per quello che spesso ritraggo la stessa persona raffigurandola in momenti e stati d'animo differenti per fermare un momento e per raccontare una storia e che questa storia possa poi successivamente suscitare delle emozioni, a volte lineari, a volte contrastanti. Ho avuto come una nuova, ecco, un nuovo interessamento alla pittura. E quindi se prima l'avevo fatto soltanto per un semplice sfogo, da quando mi ha contattato Alberto Oliviero io ho realizzato questo dipinto e l'ho fatto naturalmente a quel punto cercando anche quella che fossero le tecniche almeno di base per poter dipingere e sono contento perché mi ha aperto una nuova strada e penso per il futuro continuerò così perché sono soddisfatto di quello che ho fatto e penso di continuare, ecco, a dipingere con più continuità sicuramente. Le betulle le ho dipinte su consiglio di una mia figlia che voleva un quadro con betulle e per cui ho iniziato a dipingere betulle che sono piaciute a tantissime persone. Ho iniziato a dipingerle nel periodo del lockdown, un po'
in cui si aveva bisogno di serenità. E così sto cercando di avvicinare anche i nipoti. Ringrazio tanto Dante Bus che mi ha permesso di esporre una mia opera e sono anche soddisfatta per l'ottima organizzazione. Un anno e mezzo fa ho iniziato i lezioni private e mi piace tanto e cerco di ridare quello che ho dentro tramite i miei quadri. Grazie a Dante Bus che di avermi dato l'opportunità di mettere in mostra il mio quadro. Sono molto felice perché è la mia prima esperienza e spero che non ci sia prima. Dipingo per pura passione, perché sento di voler esprimere qualcosa, soprattutto nel mondo del femminile, e esprimendo tutte le sfaccettature, tutte le sfumature che riguardano appunto una donna, il mondo delle donne, il mondo al femminile. Ringrazio la Dante Bus, Galleria Dante Bus, in via Margutta, e per questa opportunità. E ho iniziato a dipingere un paio d'anni fa e per sperimentare un po' le mie capacità, esternare un po' le mie emozioni, e faccio sostanzialmente degli esperimenti con i colori e con i materiali. È la prima volta che espongo, quindi volevo ringraziare Dante Bus per l'opportunità che mi ha dato. Grazie. Come diceva già Vincent van Gogh, la normalità è la strada asfaltata, invece quella più nascosta è quella dove vi crescono i fiori. Lasciatevi portare in un mondo più bello, che è al momento la realtà. Grande ringraziamento all'associazione Dante Bus che mi hanno fatto l'opportunità di poter esporre anche un quadro mio in quel posto bellissimo. Ho fatto del disegno, della creatività la mia vita, il mio lavoro, e ogni tanto mi piace comunicare con dei messaggi più divertenti per raccontare i temi attuali e anche passati, e lo trovate nell'opera che espongo qui nella Galleria Dante Bus. E lascio a voi i commenti e vi ringrazio per avermi dato questa opportunità. Questa è stata una bellissima occasione, è la prima volta che espongo in una mostra così importante e anche nella vita, diciamo, in qualsiasi posto, non ho mai esposto. E già da subito, quando la dottoressa Pallapiano mi ha chiamata, è stata una grandissima emozione. Ringrazio la dottoressa Pallapiano e Dante Bus per avermi dato questa opportunità. Questa mia versatilità all'arte, non lo so, è dovuta forse alla passione proprio per vivere la vita, ecco, e trovare nella vita più possibili forme d'arte. Amo la vita appunto per quello che sento, insomma, anche attraverso i quadri cerco di esprimere emozioni, sensazioni, sia negative che positive, insomma. Un ringraziamento a Dante Bus per questa possibilità, speriamo che non sia l'ultima, anzi sia la prima di un lungo viaggio. Grazie a tutti. Ringrazio Dante Bus di aver avuto questa occasione di trovarmi qui. Io prendo ispirazioni dove c'è, diciamo, il rovinato, le crepature del muro, dove magari la gente non si ferma a vedere queste cose, magari che alla gente dà quell'idea di un qualcosa di rovinato, e io tiro fuori dal rovinato le cose belle. E da questo rovinato ho tirato fuori Elvis, che è il mio, diciamo, pupillo,
proprio perché ho lavorato con una tecnica in bianco e nero proprio per ricordarlo nelle sue foto di quando era giovane.